Giorgio, oggi è stato proiettato un importante documentario sulla vita di padre Balducci. Innanzitutto chi era? Padre Balducci è un padre scolopio che ha seguito il corso di studi e una formazione molto vivace. Lui ha rischiato persino di essere estromesso dal collegio dei padri scolopi perché faceva delle letture proibite. Era vivace e curioso. E nel dopoguerra si laurea, insegna a Firenze, incontra Giorgio La Pira, il quale lo destina alle opere della San Vincenzo. C'era un clima di povertà notevole a Firenze, quindi educazione, aiuto verso i poveri. Poi nel 51, con i primi convegni sulla pace organizzati da Giorgio La Pira, lo stesso La Pira lo ha voluto come suo collaboratore ed esperto. A un certo punto padre Balducci chiede: perché lei ha scelto proprio me? E Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, ha risposto: perché lei è il prete meno clericale che io conosca. Cos'è l'uomo planetario? Nel corso delle sue riflessioni, padre Balducci arriva a parlare di uomo planetario in quanto la nuova prospettiva di globalizzazione che lui aveva previsto. Lui aveva, infatti, questo documentario ha come titolo Padre Balducci, una voce profetica. Lui è un profeta, è un uomo in anticipo sui tempi. Lui viveva le istanze del Concilio Vaticano II, così come Giorgio La Pira e anche Don Lorenzo Milani, e arriva a prefigurare un mondo in cui non ci saranno più. Parlerà di tribù della terra, cioè tutte le tribù si fonderanno in un'unica grande tribù che è l'uomo planetario. Lei ha conosciuto padre Balducci, qual è il suo ricordo? Io facevo la prima e seconda media alle scuole Pie Fiorentine e lui insegnava lì. Una persona buona, di animo. C'era stato lo scoppio della guerra, quindi nel 41-42 ero a Firenze, i miei genitori, io sono di origine siciliana, mi mandarono a studiare a Firenze e io ero solo. E lui mi portò a casa sua e lui mi ha tenuto per una settimana, poi è arrivato un mio zio, mi prese e mi portò con lui su a Torino. Cosa le ha lasciato ad oggi? La bontà.